Salve gente, salve! Io saluto Sara Lilitti, o meglio Sara, del canale Sara Lilitti, per avermi taggata in questo tag che si chiama La storia dei miei capelli, My Hair Story. Ed è un tag che onestamente mi piace perché ho una fissa per la cura dei capelli, ma proprio una fissa che mi accompagna da molto molto tempo. Questo tag parte ovviamente da molto lontano, da Miss Penny, che saluto e seguo sempre, e anche da Miss Pink. 85, credo sì, Miss Pink, sì. Ed è arrivato anche qui nel mio piccolissimo canale. Allora, risponderò ad una serie di domande e taggerò a mia volta altre ragazze che conosco e che seguo e che mi farebbe piacere che rispondessero a questo mio tag. Allora, con quale tipo di capelli sei nata? Allora, i miei capelli da piccola, dalle foto, non ne ho purtroppo, erano riccissimi, cioè erano ricci, riccio boccoloso, bello. E poi nel momento in cui mia madre ha deciso che si era stancata di pettinarmi, di farmi le cipolle, me li ha tagliati. E quindi la seconda domanda dice: come sono cambiati i tuoi capelli nel corso degli anni? Sono cambiati perché me li hanno tagliati e da ricci sono diventati lisci. E vi garantisco che prima di questo liscio i miei capelli erano proprio spaghetti, quando utilizzavo i prodotti commerciali con paraffina, parabeni, SLES, condizionanti chimici, erano... Bleh. E attualmente, perché dice cosa sono cambiati nel corso degli anni, attualmente i miei capelli sono rinati, cioè dal 2009 a questa parte, cioè da quando ho deciso di passare al bio e da quando utilizzo quindi un hair care routine bio, sono veramente cambiati, tutta un'altra storia. Allora, hai mai fatto qualche disastro sui tuoi capelli? Diciamo che disastri, sì, li ho tagliati da sola. Quando ero piccola, piccina picciò, intorno ai 9-10 anni, avevo la fissa della frangia. Purtroppo io ho una fronte bassa. E da grande l'ho fatta con criterio, sicuramente da parrucchiere più esperte di me. E comunque più esperte di quelle che frequentavo quando ero piccolina, dove mia madre mi ci portava, le quali, tutte quante si rifiutavano, alzavano le mani sulla frangia: no, no, non è possibile, la fronte è troppo bassa, bla bla bla. Vabbè, io insomma non mi facevano questa benedetta frangia, tutte le amichette avevano la frangia, io la volevo. E quindi che ho fatto? Intorno ai 9-10 anni ho preso il ciuffo, proprio così a mozzico, l'ho portato davanti e l'ho tagliato. E quindi niente, questo è stato il disastro, ti dico le pazzie di mia madre. Andiamo avanti. Hai mai colorato i tuoi capelli? Se sì, quando? Allora, io non ho mai fatto tinte chimiche ai capelli, proprio per un principio, perché comunque ho sempre avuto un bel colore. E non mi interessava fare decolorazioni, colorazioni, non, è una cosa che non mi è mai interessata. Poi però ultimamente, avendo utilizzato le polveri bio, ho scoperto l'henné. Diciamo che se quella può essere paragonata ad una colorazione, diciamo che io utilizzo l'henné, che mi dà un riflesso rossastro, e subito dopo faccio anche l'indigo, che mi dà un riflesso che nasconde il rossiccio dell'henné e quindi dà luminosità al castano scuro che già ho. E diciamo che fondamentalmente l'utilizzo dell'henné è partito per una necessità curativa dei miei capelli, perché io sono soggetta a perdere molti capelli e quindi dopo l'henné ho scoperto anche l'indigo facendo questi miscugli. Infatti nel mio canale ho sempre parlato, diciamo, sin dagli inizi di impacchi, di AMLA, anticaduta, e anche ho fatto un video molto strutturato, un bel tutorial su come preparare l'henné castano scuro, e se volete vi metto il link qui per andare a vederlo. Ed è veramente un toccasana sia per i capelli che proprio per l'aspetto sano, perché la colorazione con le polveri coloranti, diciamo, dà omogeneità a tutto il colore del capello, soprattutto dopo l'estate, quando magari le punte sono più chiare. Io detesto le punte chiare. E utilizzando l'indigo e l'henné ho risolto il mio problema. Poi, hai fatto pace con i tuoi capelli? Sì, ho fatto pace con i miei capelli dal 2009, precisamente da quando ho iniziato a curarli in maniera bio, cioè utilizzando le terre, le polveri, i lavanti, e soprattutto da quando ho utilizzato il mio primissimo shampoo senza, diciamo, parabeni, senza SLES, che era dell'Equilibra. All'epoca, nel 2009, a Lecce, da Coin, l'unico shampoo che Carlita Dolce consigliava e che poteva andare bene per il passaggio era
lo shampoo dell'Equilibra per capelli delicati e io iniziai ad usarlo. Devo dire che dopo 6 mesi da quell'utilizzo io ebbi degli ottimi risultati, motivo per cui continuo ancora ad utilizzare prodotti bio. Lo stile su cui puoi contare sempre, beh, guardate, tendenzialmente lo stile è molto Indian, diciamo lunghi, perché io non ho mai portato i capelli corti, li ho sempre tenuti lunghi. E, fino al mese scorso avevo un ciuffo con riga laterale che portavo dietro da circa 10 anni, cioè dal 2004, dagli inizi dell'università, ecco. E attualmente invece nel mese scorso mi è venuto uno schiribizzo e ho detto basta, voglio la riga. Perché? Perché la riga mi è stata sempre contestata quando ero bambina, ragazzina. Io volevo questa riga centrale. Negli anni 90 si utilizzava la riga centrale così, no? Io no, la mia madre, ah, si sta malissimo. Invece non me ne frega niente. Adesso ho adoperato questa sistemazione e mi piace anche molto. Quindi diciamo che la soluzione migliore è il capello asciugato liscio, normale, free, perché tanto i miei sono lisci e la riga centrale. I tuoi consigli o suggerimenti sui capelli? Allora, i miei consigli o suggerimenti? Passate al bio perché dovete passare al bio? Nel senso che per me è stata una rivoluzione, cioè da capelli fini e grassi e strani, io mi sono ritrovata capelli più spessi, più corposi, con più volume e poi sono praticamente rinati perché nella fase di passaggio diciamo, dalle schifezze al bio i miei capelli hanno avuto un'evoluzione. Si sono rivelati mossi, si sono rivelati un po' lisci, si sono rivelati un po' così come sono adesso. Insomma, passate al bio, veramente passate al bio. Ah, ho dimenticato la domanda. I tuoi 3 prodotti top per capelli. Allora, i miei 3 prodotti top per capelli sono in primis l'Amla o la Cassia. L'Amla l'ho finita, mi dovrà arrivare col prossimo cumulativo che ho organizzato su Spice of India. Questa è la cassia di erbette di Yanas e sono 2 polveri curative molto buone, fanno un'ottima prevenzione contro la caduta dei capelli e soprattutto anche contro i capelli bianchi, quindi sono veramente ottime, facili da applicare e hanno ottimi risultati. Poi io consiglio o l'olio di cocco o il Vatica Oil, questo sempre acquistato da Spice of India, è un olio di cocco aromatizzato con altri estratti, ci sono estratti della frutta, estratti della centella asiatica, c'è anche l'ausonia, c'è un po' di tutto e io lo applico alternandolo polveri, una volta faccio un impacco di polvere, un altro faccio un impacco di olio e l'altro diciamo, elemento che io utilizzo sempre, che non è da applicare ma è da ingerire, sono gli integratori alimentari. Purtroppo nei cambi di stagione io patisco molto il caldo o l'arrivo del caldo o comunque il cambio di stagione in sé e per prevenire devo utilizzare degli integratori. Questi sono Regen Forte. Costano sui 12,50 euro, credo 16,50, non ricordo precisamente. Non li sponsorizzo, voglio dire, però nell'arco della mia vita ne ho provati tanti. Il primo è stato Bio Mineral, che è un facsimile di Bioscalin, e vi garantisco che avevo dei dolori di stomaco allucinanti. Con Bioscalin invece ho avuto tachicardia, cioè io quando assumevo Bioscalin avevo in contemporanea malessere allo stomaco e tachicardia. Non so per quale motivo, ora non lo so, voglio dire, magari sono validissimi, per carità, perché comunque fermano la caduta dei capelli. Però con questo, oltre a fermare la caduta dei capelli, non ho nemmeno problemi di alcun tipo, ecco. Chi ammiri per i capelli? Sì, io per i capelli ammiro aspetta che non me la ricordo, Sweet Beauty 1990, credo si chiami. Sì, Sweet Beauty 1990, che ovviamente io conosco come Marta, ed ha dei capelli bellissimi, ragazze, cioè veramente belli, neri, corposi, lunghissimi, proprio i capelli che vorrei avere, proprio da indiana, bellissimi.
E poi cosa ami dei tuoi capelli? Dei miei capelli amo il fatto che si sistemano con poco, cioè la facilità che ho con l'asciugatura è veramente assurda, cioè si asciugano prima di tutto velocemente e in secondo luogo sono facili da gestire, non mi danno problemi. Certamente hanno bisogno un po' di balsamo, un po' di qualcosa di districante affinché possano essere maneggiati meglio. Nulla, chi taggo? Io ho una sfilza di persone che voglio taggare. In primis voglio taggare Miss Carla perché ha questi capelli biondissimi e io voglio capire come fa a destreggiarsi con questi capelli. Poi Alessia MP Chanel, Charlie Chanel Ita, che sarebbe appunto. Poi Francesca Lavinia Cicalese. E le Makeup Spice, che non so se hanno già fatto questa storia dei loro capelli, ma non credo, penso sia una. No, era un video diverso da questo. Comunque, voglio sapere la vostra storia, Spice. E poi, Mad About Shopping, che ci tengo perché anche lei ha dei capelli bellissimi, ma bellissimi, bellissimi. Maria Chanel, e The Queen of Beauty. E nulla, e spero che possiate rispondere a questo tag, che vi faccia piacere ovviamente, e nulla, un bacio e al prossimo video, ciao ciao!